Cosa ci lascia in eredità questo Gran Premio del Bahrain di Formula 1, secondo appuntamento della stagione 2018? Beh, sicuramente è una Ferrari in forma, una Ferrari che non solo mette in risalto i suoi punti di forza, ossia la Power Unit che ha guadagnato performance anche nei confronti della Mercedes nell'ambito delle qualifiche. Pensiamo, vediamo il paragone rispetto all'Australia, che nonostante gli errori anche compiuti dai piloti, hanno comunque mostrato dei progressi anche in questo ambito. Magari potrebbe c'entrare qualcosa anche quel fumo che potevamo scorgere e uscire dai box ad ogni uscita dei piloti durante le qualifiche. E ha messo in risalto anche un ottimo concetto di vettura che sfrutta una configurazione aerodinamica low drag, che quindi permette, insieme alla potenza del propulsore, anche ottimi spunti velocistici nei rettifili, senza comunque andare a perdere guidabilità anche nei settori più guidati, più tortuosi. E questo era appunto un motivo di miglioramento dal Bahrain rispetto all'Australia, in cui abbiamo visto un comportamento, soprattutto a livello di front-end, di inserimento, molto molto migliorato rispetto al primo appuntamento del mondiale. Quindi una Ferrari che continua a crescere, che porta anche nuovi sviluppi, nuovi componenti. Dovremmo vedere qualcos'altro di nuovo, precisamente un phon, un diffusore anche nella gara che vedremo in Cina tra meno di 7 giorni. E vediamo invece una Mercedes che sembra un po' accusare il colpo, e soprattutto da un punto di vista dell'ormai, diciamo, non più conclamata superiorità di Power Unit. Questa la possiamo vedere durante il giro secco di qualifica, nel cosiddetto party mode, ma non ha più, diciamo, una portata superiore come eravamo abituati a vedere nei passati anni, e soprattutto l'incognita dello sfruttamento delle mescole degli pneumatici Pirelli più morbide. Proprio a questo punto Pirelli ha deciso per i Gran Premi di Spagna, per quello d'Inghilterra a Silverstone e quello di Francia al Paul Ricard, di portare degli pneumatici con un battistrada dallo spessore più sottile di 0,4 mm. Questo per abbassare le temperature di esercizio ed evitare il fenomeno di blistering che aveva tanto afflitto la Mercedes durante i test pre-campionato, quindi con temperature non troppo elevate. E vedremo come questo andrà appunto a impattare nelle prestazioni e di Mercedes e degli altri competitor. Non ci resta poi che aspettare ormai meno di 7 giorni. La Cina è vicina, come recitava qualcuno, e appuntamento quindi al terzo Gran Premio della stagione 2018.